una gara molto importante, è la prima volta che la faccio. Niente, sono le prime gare della stagione, quindi non si sa com'è la condizione, vedremo, cerchiamo di far bene. Ettore, tu hai un nome da combattente, oggi sarà sicuramente una guerra. Eh sì, oggi è una corsa importante, nome da combattente, vediamo di attaccare allora. Teniamo a far bene qua in questa corsa importante, adesso vediamo un po' come andrà la corsa, noi cercheremo di essere protagonisti il più possibile. È una gran bella corsa e ci sono dei partenti molto validi. E ora oggi vediamo come sto, ieri ho corso, sono riuscito ad arrivare a decimo. Oggi è dura, però speriamo di ottenere un risultato migliore. Vediamo di far bene, comunque anche i miei compagni sono credo molto competitivi, vediamo un po' come si mette la corsa. È un arrivo un po' complicato, adatto a più soluzioni, vedremo come si metterà alla corsa, comunque l'importante è che vinca la maglia. Ilia, non hai solo vinto, hai dominato questa edizione del Gran Premio San Giuseppe, una vittoria bellissima. Sì, per me questa è davvero una bellissima vittoria perché l'anno scorso ho un po' di venuto problemi, è cambiato squadra, è tornato a correre in Toscana e sono contento perché quest'anno proprio con squadra migliore in Italia, con tutti i bravi direttori sportivi e mio compagno di squadra. Una dedica per questa vittoria? Ancora non ho capito che è successo, però sono 100% convinto per il risultato di oggi e è vinto, è arrivato da solo soprattutto. Dice spesso che il ciclismo moderno è monotono, le corse sono tutte uguali. Il Gran Premio San Giuseppe ha dimostrato che il ciclismo è ancora bello, ancora appassionante, ancora eroico. Sicuramente, forse dipenderà anche da questo percorso che gira in tutto il territorio comunale di Montecassiano. Sarà anche perché gli appassionati presenti numerosissimi anche quest'anno. Fatto sta che, come giustamente diceva lei, anche quest'anno ha saputo dare il massimo in termini di spettacolo, di agonismo, di spettacolarità, insomma.